Siamo tutte in scena. Diamo le pronte in sarporia, per favore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, poi ti muovi. Vai. Motore. Azione. Alza un pochino la testa. Stai indietro all'inizio. Adesso guarda in alto la sua. Alzi verso di me. Guarda sempre la mia mano. Non vi va come vi guardo. Non vi guardo. Non vi guardo. Giriamo. Buonasera, grazie. Questo è il posto per chi è stato nei campi? Sì, è questo. Stand by! Dopo, stand by! Questi bambini sono come bambole rotte. Noi dobbiamo aiutarli a raccontare, a parlare. Noi non avevamo nessuna colpa. Nessuna colpa! Io sono questo numero qui. Mia moglie l'hanno presa all'SS insieme a mio figlio Daniele. Qua tutti abbiamo dei brutti pensieri, però dobbiamo cambiare il mondo. Se fossi stata come una delle nostre ragazze non ti saresti comportata così. Io non ho vissuto quello che hanno vissuto loro, però nemmeno tu l'hai vissuto. Giovanni ha trovato un nome per questo posto. La casa. Un anno fa ho fatto parte di un gruppo di professionisti del cinema che hanno partecipato all'iniziativa Fare Cinema, organizzata dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione col Ministero dei Beni Culturali, l'ANECA e l'Istituto Luce Cinecittà, un gruppo di persone avrebbe raccontato in giro per il mondo la propria professione. Io faccio parte dell'associazione Scenografi, Costumisti e Arredatori, l'ASC, e l'iniziativa Fare Cinema si iscrive perfettamente nella nostra politica. Questa masterclass si decide insieme agli istituti di cultura. Si viene invitati e in qualche modo si pensa anche all'audience che andrà ad ascoltare le nostre conferenze. L'anno scorso io ho fatto parte di questo gruppo e sono stata invitata da Stefano Ziosi, l'addetto culturale, a Monaco di Baviera. E in quell'occasione mi sono resa conto che è molto importante essere in un luogo deputato del Made in Italy, dove si può raccontare la propria professione. E lì è l'occasione anche per alcuni di approfondire degli argomenti di cui parliamo. L'edizione della Fare Cinema 2020 ci vede, a causa della pandemia, tutti in presenza da remoto e quindi io vi colgo da casa mia, a Roma, dove sono in quarantena ormai quasi da 2 mesi. Il mio nome è Eva Cohen e sono una costume designer, sono nata e cresciuta a Roma, ma gli anni importanti di formazione sono stati a Parigi. Ho studiato storia dell'arte e storia dell'arte contemporanea la specializzazione. La mia passione, l'amore per il cinema, è avvenuto presto e ho cominciato la gavetta a 20 anni. Il mestiere di costumista è un mestiere complesso, necessita di una vasta gamma di competenze che vengono messe in campo in maniera diversa a seconda del progetto. I reparti creativi del film vengono invitati per lo più dal regista per sostenerlo nelle proprie scelte estetiche. Spesso questo avviene quando ancora la macchina produttiva non è pronta. E ci si incontra con il regista, si parla, si discute, ci si confronta e poi si propongono delle soluzioni. Tutto parte dalla lettura della sceneggiatura. Mettere in luce ogni aspetto rilevante, ogni informazione può risultare essenziale. Il testo, se si preferisce lavorare in cartaceo, si arricchisce dunque di sottolineature, di note, di post-it, rimandi e disegni. Io lo chiamo il libro farcito, la sceneggiatura farcita, piena di cose. Poi tutte queste info si riportano in digitale. Un breakdown, noi a volte nel cinema usiamo SyncOnSet, dei programmi specifici. È una fase importante perché la reazione del contenuto di quello che leggi è immediata ed è lì che comincia a costruire un'ipotesi di interpretazione. Questo è il momento in cui si cerca il tono narrativo del film. Tragico, drammatico, epico, lirico, romantico, ironico, comico. Ogni film ha dei costumi che vengono progettati per una tipologia di tono narrativo.
L'individuazione del tono ti porta dunque alla ricerca del valore della messa in scena, che non può prescindere anche dal genere di film. Se si sta progettando un film distopico o apocalittico, noir, fantasy, horror, western o un docufilm, i costumi devono essere progettati in maniera diversa. Ulteriore variante per affrontare le scelte sta nel definire l'ambientazione, dunque le coordinate spazio-temporali. Film contemporanei possono essere diversi se si tratta di ambientazioni in luoghi diversi. Un film ambientato negli anni 50 a Parigi non è lo stesso film ambientato negli anni 50 a New York. E poi ci sono anche i film astorici o trasposti in un'altra epoca, e lì c'è maggiore possibilità di interpretazione e maggiore ambito di scelta di fantasia. Ora sono le linee guida dettate dal regista la base su cui partire. Anche la sua storia filmica può essere interessante come segno distintivo. In accordo con gli altri reparti artistici si delinea una progettazione. Il costumista crea i personaggi che gli attori devono interpretare e nella migliore delle ipotesi li aiuta a affrontare questa metamorfosi, questa seconda pelle. Leggendo i loro dialoghi e le note di regia ci si fa un'idea di che fisionomia, che immagine, che faccia, che stile, che grooming, che possa essere adottato, qual è quello giusto per quel personaggio. La cosa che valuto interessante nel nostro lavoro è che guardando un film la reazione dello spettatore rispetto a un look di un interprete è immediata. In uno sguardo devi capire che tipo di persona è, qual è il suo background, quali sono le sue abitudini, qual è il suo ambito socioculturale, i piccoli vezzi, manie ed elementi che possono descriverlo. Sembra superfluo, ma anche come i suoi outfit siano curati o trasandati, stirato inamidato o sgualcito, ci racconta di lui. Il look è un insieme di scelte estetiche che si compongono anche attraverso i più stretti collaboratori, truccatori, parrucchieri, scultori dei prostetici. Se il film è contemporaneo, anche il disegno dei tatuaggi può essere un elemento distintivo. Quel segno sulla pelle ci racconta quando è stato fatto e qual è l'occasione in cui è stato fatto. Poi ci sono i film di ricostruzione storica, dove quelli ci invitano a essere fedeli a una biografia e a una iconografia. Noi costumisti a quel punto, presa visione del cast e di tutto il resto, prepariamo il nostro mood board. Il mood board è un librone, un insieme di foto, di riferimenti, di disegni, di illustrazioni, una specie di puzzle che comporrà le vestizioni del film. E è molto importante il fatto di escludere anche delle cose che non facciano parte del film. A volte per me è importante anche sottrarre le cose che sicuramente non verranno messe in campo. Ora si decide che tipo di volumi, che forme, che colori, che patterns scegliere e in quale sequenza. Poi si fa scouting di materiali, di tessuti, di accessori, si ordinano dei fornitori. Nei film d'epoca, prima di procedere con la confezione, gli abiti si visitano le sartorie di costume per poter scegliere le vestizioni che si vogliono inserire nel film. In Italia abbiamo un patrimonio di materiale davvero considerevole per quantità, ma soprattutto per qualità. E ovviamente questo anche in Europa, anche negli Stati Uniti, ovviamente in giro per il mondo, ma il valore aggiunto incredibile è che quando uno va in una sartoria, non so, ad esempio da Tirelli, sapendo di poter attingere a un repertorio incredibile di abiti realizzati da Piero Tosi o da Gabriella Pescucci, persone che hanno lavorato prima di te, e poter ispirarsi ai materiali di Danilo Donati, conservati da Farani, o agli strabilianti archivi di Anna Mode, o del costume d'arte di Peruzzi. Tutte queste sartorie hanno una storia filmica importantissima. E questa è una risorsa incredibile, questa è una risorsa italiana. E anche nei film contemporanei si prendono in prestito dei vestiti e accessori del passato. Io a volte nei film contemporanei vado in sartoria. Questo assemblare le cose fra brand di moda, di alta moda, materiali vintage, possono aggiungere carattere a un personaggio. A quel punto poi c'è la scelta della palette cromatica. La palette è una cosa che può includere e escludere dei colori.
Faccio due esempi molto facili. In un film noir, spesso la palette dominante sono i colori scuri. Bisogna stare molto attento ai colori scuri come il blu, perché il blu prende spazio, prende praticamente, c'è una spread out di quel colore su tutto. E a volte anche nei film anni 40 i beige, tutti questi cru che diventano quasi annullanti di una sensibilità cromatica, perché ci possono essere delle nuance anche sugli ecru e si possono spostare da quella palette, di poco ma con intensità. Vi faccio un altro esempio: quando ho fatto il film di Emanuele Crialese, Respiro, stavamo girando in un'isola dove la luce era fortissima, potentissima, quasi una luce africana, e in quel caso ho fatto la scelta di escludere i neri, perché i neri sarebbe stato impossibile raccontarli, perché era bello avere tutto con una visione dilatata. C'è stato solo un simbolismo, il simbolismo di un nero, di una veste romana su un prete, e la nonna che era in una situazione era una vedova, per cui nel sud a volte questo nero diventa un segno distintivo per un lungo periodo, e quei due neri erano gli unici neri però di tutto il film. Quella palette può includere e escludere delle gamme cromatiche. Ma forse il momento più bello del nostro lavoro è quando si incontra la prima volta un attore. È lì che si cercano le assonanze con quel personaggio che andiamo a progettare. Quali sono le cose su cui edificare un progetto? Io cerco di mettere in evidenza, se il progetto lo permette, le caratteristiche fisiche dell'attore. Delle caratteristiche fisiche che, al di là del volto, della fisicità, ma a volte ci sono dei dettagli, la bellezza di un collo, di un polso, di un punto vita, non va trascurata. Così ogni paio di gambe ha la sua lunghezza di gonna. Una lunghezza di gonna ideale per mettere in evidenza proprio l'eleganza. E bisogna sempre pensare alle vestizioni in movimento a 360 gradi. Le lunghezze di una gonna o di un pantalone diventano essenziali, ancor più se si sta facendo un abito d'epoca, perché lì è veramente vietato sbagliare le lunghezze, perché sennò ci sarebbe un falso storico. Ma tutto questo si capisce solo provando e riprovando. Se si sceglie un borsalino per un attore, ad esempio, bisogna avere una gamma il più stesa possibile per trovare le giuste linee. Qual è la lunghezza della tesa? Qual è il colore migliore? Ma il passaggio successivo, forse ancora più importante, come posizionarlo sulla testa. Un modo di posizionare un cappello può diventare il segno distintivo di quel personaggio. E quanto lavorare di invecchiamento su quel capo per dargli verità? Essere credibili è la cosa forse più importante. Trovare il modo quindi di essere organici. Molto si impara con l'esperienza, come tutti i lavori, ma certo i rapporti dei costumi con il disegno luci è fondamentale. E proprio sull'invecchiamento dei tessuti, dei pellami, degli altri materiali, ad esempio la luce allo zenith annulla i contrasti e dunque va amplificato notevolmente il lavoro di chiaroscuro. Oltre a questo, oggi ovviamente bisogna considerare il colorist, ma anche l'apporto del VFX, degli effetti speciali. Il processo creativo viaggia però di pari passo con quello organizzativo, e così arriva il momento di mettere insieme un team, il migliore che uno possa desiderare per quel tipo di lavoro. Non sempre è facile far coincidere le esigenze estetiche, artistiche, con quelle del budget, e quindi si cercano dei compromessi per arrivare ad avere un buon risultato. La squadra è estendibile anche a seconda delle giornate di lavoro più o meno complesse. Fare un budget all'inizio sulla fase solo dello spoglio e la sceneggiatura è un lavoro di proiezione dell'imprevedibile. Forse è una delle cose più complicate. Spesso bisogna adottare una strategia vera e propria, perché vestire attori, comparse e tutto quello che è in scena per ogni sequenza senza un piano di risparmio è insostenibile. E dunque ci si inventa mille cose, a volte ci sono degli intuiti geniali, delle situazioni veramente incredibili, ma a volte banalmente basta scegliere un tessuto di massimo effetto che non costa moltissimo, oppure si allestisce un laboratorio interno dove lavorare meglio e con più, diciamo, organizzazione. E poi anche banalmente trovare gli artigiani bravissimi ma meno cari, facendo una ricerca capillare. A quel punto
con la definizione del visiva oggi è sempre maggiore il problema e bisogna essere impeccabili. Oggi si legge ogni imperfezione. Si devono pensare in anticipo tutte queste cose, a volte anche mesi prima, ed è difficile. Allora vi racconto due cose che sono successe dove era veramente difficile prevedere che avvenissero. Ero assistente di Lina Nerli Taviani in un film di guerra, giravamo in Montenegro, la regia di Fernando Vincentini Orgnani, Mare Largo. Eravamo con un allestimento di sartoria dentro una nave mercantile, giravamo le nostre scene lì e poi dopo si continuava, tutta la terraferma in Montenegro, scene di guerra. A un certo punto però ci serviva un maglione che noi avevamo allestito all'interno della nave e l'avevamo ovviamente disallestito e avevamo i nostri maglioni che avevamo preso a Roma per una scena importante. Era la scena dell'attore e dello stunt che devono fare un tuffo in mare e ci serviva quel maglione in un esemplare di quattro. Quattro esemplari. Quattro esemplari perché ci serviva per una scena a ripetere. Cerchiamo questo maglione, non si trova. Che cosa facciamo? Eravamo veramente disperati. A quel punto abbiamo scoperto che candidamente un marinaio all'interno della nave aveva preso il maglione perché ne aveva visti quattro e pensava che noi ne avevamo in eccesso, per cui ha pensato candidamente di sottrarlo. In un'altra occasione, un road movie, Riccardo Grandi, Tutto l'amore del mondo, ci troviamo a girare a Parigi e lì, in quel caso, abbiamo allestito la sartoria nella hall dell'albergo, una grande sala, e giriamo fino a notte tarda, fino alle 4 del mattino. Torniamo e troviamo la sartoria scassinata, era stato rubato tutto, un disastro. Avevamo dei brand importantissimi, avevamo delle cose veramente belle. Avevano rubato praticamente tutto, ma avevano proprio prediletto il guardaroba maschile. Il problema era anche che il giorno dopo, alle 12, dovevamo girare con gli attori, con del materiale raccordato, del materiale che doveva essere identico alle scene della giornata precedente. Che cosa succede? Per esempio, nella camicia che avevamo scelto per Alessandro Roia, una camicia a fondo blu con delle vele stampate di 20 a 55, non sapevamo veramente come cercare una soluzione. Ho chiamato chiunque, mi sono fatta aiutare da chiunque e ho scoperto che fortunatamente il brand italiano aveva appena aperto una sede a Parigi. Mi precipito su un taxi, prendo una camicia purtroppo più grande, la modifichiamo perché non c'era quella della taglia giusta, la modifichiamo e schizziamo sul set. Ecco, questo è un tipo di cose che possono succedere nel nostro lavoro. E questo è la capacità di risolvere in tempo di record e un'altra delle cose che amo di questa professione. Un saluto a tutti.